In questo video vorrei farvi riflettere sulle etichette che vengono spesso affibbiate alle varie giurisdizioni, soprattutto in fiscalità internazionale, e quando vengono tacciate come paradisi fiscali, allora sembra quasi che quelle giurisdizioni diventino off limits, soprattutto per noi italiani, per come ce ne parlano i media italiani, no? Quindi voglio farvi proprio vedere che al di là delle etichette, in realtà quelle stesse giurisdizioni possono essere utilizzate e riutilizzate, evidentemente per fini legali, senza la paura di macchiarsi di un peccato originale. Sembra quasi che, no? Quando si varchi la soglia di determinate giurisdizioni, anche solo si pronunci la parola paradiso fiscale, siamo tutti destinati ad essere arrestati immediatamente dalla Guardia di Finanza. Ok, quindi oggi partiremo da un esempio concreto. Vorrei farvi capire come la stessa Panama, che evidentemente è uno degli esempi di paradisi fiscali più rinomati, forse il paradiso fiscale per antonomasia, in realtà nasconda molto, ma molto di più. Quindi, 8 cose che devi sapere su Panama se hai intenzione di utilizzarla per uno o per il tuo business internazionale. Numero 1, internet connectivity, la connessione internet che possiamo trovare all'interno di Panama non è banale, non è per tanto per intenderci la connessione che troviamo in Italia. Io spesso e volentieri, quando mi connetto su Skype con i miei clienti, i clienti italiani, mentre io sono evidentemente all'estero, molte volte dobbiamo levare il video perché la connessione dal lato italiano non funziona. Ok, un esempio banale, un esempio stupido, non devo dirvi io che non abbiamo sempre la connessione al massimo all'interno della penisola italiana. Questo non succede evidentemente a Panama, anche perché, punto numero due, tutto l'environment, tutte le infrastrutture all'interno del paese sono orientate al business internazionale. Ok, quindi dal grattacielo alla periferia di Panama City, come dire, al di là della connessione internet, accolgono, sono organizzate per massimizzare del 2000% tutto quello che è commercio. Evidentemente la maggior parte del commercio, cioè la maggior parte del PIL, è legato al commercio internazionale. Perché? Perché data la posizione geografica, Panama evidentemente si trova a cavallo dei due oceani, l'Atlantico e il Pacifico, ne permette il passaggio, e nella zona di libero scambio di Colón è stata costituita appunto la zona di libero scambio più grande del mondo. Quindi è evidente che ecco, sia a livello di prodotti fisici, no? Quindi esportazione, importazione, esportazione, passaggio, sia a livello di servizi, Panama abbia le infrastrutture tra le più moderne e all'avanguardia al mondo per lo sviluppo del business internazionale. Numero 3, qui colleghiamo immediatamente evidentemente il sistema fiscale. Qual è la caratteristica più rinomata del sistema fiscale? Che si tratta di un sistema fiscale territoriale. Come voi sapete, questo vuol dire che tutti gli utili, tutti i profitti derivanti da fonti che si trovano al di fuori del confine panamense, semplicemente non vengono tassati. Quindi anche se rimessi all'interno di un conto corrente panamense, questa poi è la grande differenza con i paesi non DOM, per esempio quelli europei, quindi anche se rimessi su un conto corrente panamense non vengono tassati, semplicemente perché si sfrutta il principio appieno della territorialità, per cui tasso solo quello che ho prodotto all'interno del territorio. Evidentemente una società costituita a Panama, una volta che sei diventato, per esempio, hai preso la residenza permanente a Panama, è tassata sui suoi profitti del 25%, però sempre dei profitti, come dire, realizzati all'interno del territorio panamense. Quindi, come dire, il principio di territorialità si applica anche alle società costituite all'interno di Panama, che fanno sia commercio all'interno sia commercio all'esterno. C'è quindi questo doppio binario, questa distinzione. Ok? Non troviamo alcune normative antiabuso, sinceramente, come per esempio quella delle CFC, le Control Foreign Companies, il che rende piuttosto agevole la costituzione anche di società offshore qualora ce ne fosse bisogno in realtà, ma soprattutto rende agevole la costituzione di holding. Altre imposte rilevanti tendenzialmente da segnalare, vi direi l'IVA, la loro IVA che è più o meno al 7% e si applica allo scambio di servizi interni. Dopodiché, come vi dicevo, per quanto riguarda invece i prodotti fisici, troviamo la zona di libero scambio più grande del mondo, che è la zona di
di Colón con delle agevolazioni fiscali di tutto rispetto, tant'è che esenta particolari tipologie di reddito, per esempio gli interessi attivi derivanti da rapporti bancari aperti su Panama, per esempio i profitti derivanti dalla riesportazione di merci in transito da Panama, per esempio quelle che vanno da un oceano all'altro, ancora anche l'allocazione derivante da aeromobili e da navi utilizzate per il commercio internazionale. Quindi tutte queste tipologie di reddito sono alcune delle tipologie di reddito che sono esentate, cioè banalmente non vengono tassate. Okay? Per chi ha necessità o interesse ad aprire, a costituire una società a Panama, tendenzialmente la distinzione di fondo è la seguente, cioè se io ho intenzione di avviare un business internazionale che non ha nessun nesso fisico con il territorio panamense, quindi appunto per esempio un business legato all'esportazione delle merci nella zona di libero scambio di Colón, allora io penserò alla costituzione di una IBC, cioè un International Business Company, che è una società appunto a tassazione zero che tendenzialmente poi viene utilizzata come holding per le restanti società del gruppo. Mentre se ho necessità di un libero scambio di servizi o di merci con il territorio panamense, quindi ho necessità di avere un collegamento con il territorio panamense, allora ricorrerò ad una delle altre forme societarie previste dall'ordinamento societario panamense. Ok, quindi chiudiamo con l'elemento numero 3, che era appunto il sistema territoriale di tassazione, che evidentemente per noi fiscalisti è la parte più interessante, ma non l'unica. Numero 4, l'immigration program. Panama dà la possibilità di diventare residenti, quindi assumere la residenza permanente, in diverse forme, in diverse misure. Ci sono numerosi programmi, diciamo ce n'è per tutti i costi, per tutti i tipi, soprattutto nei confronti dell'Italia esistono dei canali previdenziali in virtù di accordi di libero scambio ormai di vecchia data. Numero 5, il sistema bancario è assolutamente solido, è un sistema bancario che si basa su larga parte su banche private. L'elemento più interessante delle banche panamensi, del sistema bancario panamense, è la trasparenza in termini finanziari, cioè sicuramente dal famosissimo scandalo ormai noto anche ai bambini in quinta elementare dei Panama Papers, la giurisdizione ha capito che doveva, Panama ha capito che doveva levarsi questo pesante abito da paladino fiscale ed è andata incontro agli standard di trasparenza finanziaria che sono assolutamente in linea con i dettati dell'OCSE. Ok, quindi si è evidentemente è un processo in corso nella misura in cui c'è ancora molto, molta strada da fare, ancora ci sono ancora parecchi passi da fare, però si è intrapreso un percorso di assoluta trasparenza. Quindi, come dire, non è un paese che non scambia informazioni, non è la Georgia, non è la Moldavia, non è il Montenegro, c'è cioè un processo di collaborazione, di trasparenza molto ampio a tutto tondo che ha già dato degli ottimi frutti ed è uno dei motivi principali per cui noi non dovremmo considerare più Panama come un paradiso fiscale. Numero 6, da non sottovalutare, sempre nell'arco come dire, della ricerca di un environment per lo sviluppo di un business internazionale, l'aeroporto internazionale di Panama City, che è un aeroporto praticamente che ti collega con tutto quanto il mondo in tempo reale, e anche qui non è una cosa banale, considerando che è una piccola giurisdizione praticamente in mezzo a due oceani. Numero 7, asset protection. Che cosa vuol dire? Che evidentemente Panama si presta particolarmente anche per la protezione della proprietà. Tendenzialmente lo si fa attraverso uno strumento che è quello della Fondazione Panamense. Fondazione Panamense che permette appunto da un lato la protezione della proprietà e dall'altro è particolarmente impiegato nei processi di pianificazione pianificazione immobiliare internazionale, quindi tutto quello che evidentemente riguarda il real estate al di fuori del territorio panamense viene gestito attraverso fondazioni, attraverso procedure appunto di pianificazione fiscale. Numero 8, e chiudiamo la rassegna del giorno, Panama è uno dei posti più sicuri di tutta l'America Latina, soprattutto in un periodo, come dire, tormentato da regimi populisti e da rivolte sociali. Panama in realtà offre nell'ambito del Centro America una delle giurisdizioni più stabili, più sicure da questo punto di vista. Quindi anche per chi avesse la necessità barra volontà di trasferirsi la residenza
fisica, a parte quella fiscale, in realtà Panama è una città assolutamente sicura che insieme appunto alle infrastrutture di cui abbiamo parlato all'inizio di questo video la rende tutto fuorché un paradiso fiscale. Ok? Noi ci vediamo al prossimo video sui paradisi fiscali.